ragazzi eccomi qui con un tutorial che mi è stato richiesto da varie persone saranno alcune regole iniziali su come creare un logo io per queste, per creare i loghi uso molto illustrator però ancora non ho iniziato a spiegarvi il programma quindi vi, vi spiegherò giusto le fasi iniziali tramite photoshop è importante per creare un logo sapere il nome del logo, di cosa si tratta, cosa deve rappresentare e per che cosa va usato. Quindi, se va usato per un bigliettino da visita, se va usato per un sito, se va usato per una carta intestata, io vi farò vedere. Un, uh, come crearlo? Poi, questo è tutto a, vo a vostra scelta. Creiamo Photoshop. Allora, innanzitutto, creiamo un file nuovo. Se un logo va usato per un bigliettino da visita o per una carta intestata, deve essere abbastanza grande. Il logo deve essere in modo che, se io lo vado a fare anche a un formato più grande, deve andare bene. Quindi, che può anche andare bene per una carta intestata. Quindi lo, lo faccio alla base di 8x5 con 300 di risoluzione, che è sempre la risoluzione per la stampa, e il metodo di colore CMYK, che sono i quattro colori che vanno usati sempre nella, nella stampa. Gli diamo il nome logo, il nome che mh, ho pensato di dare a questo logo è Amore Nero, e lo chiamiamo OK. Quando non sappiamo come iniziare il nostro lavoro riguardante questo logo, possiamo aiutarci pensando a cosa può significare il nome Amore Nero. Quindi scomponendo le parole Amore e Nero, per esempio in questo caso, oppure se abbiamo dei loghi che sono un po' più difficili da, da percepire, ci possiamo anche aiutare su internet cercando qualcosa che si avvicina a quello che noi dobbiamo creare e poi a nostra fantasia gli diamo un risultato, poi il salvataggio successivo e scriviamo la prima parola che è amore. Scriviamo la seconda. Ora come bisogna fare? Questa è tutta a vostra scelta. Io in questo caso prenderò le iniziali del nome. La ingrandisco importante sceglierci un carattere io scelgo un carattere molto più forte per l'iniziale facciamo questo un po con un carattere diverso un carattere un po più calligrafico la scelta del carattere è sempre a vostra scelta o come può richiamare il nome comunque ecco vi lascio questo possiamo fare anche in questo modo questa la ingrandisco prendo tutte e tre le scritte e le centro qui dentro quindi la, la fare nera prendiamo una forma creiamo questa forma qui portiamo la forma sotto alla scritta nero nero lo facciamo bianco con lo stesso carattere che abbiamo utilizzato per la app quindi questo andiamo su la traccia di nero meno marcata non vi ho detto allora in questo caso io vado su, su questi colori perché quello che voglio rappresentare è come se stessi facendo il nome per un ristorante e allo stesso tempo questo ristorante ha due colori utilizzo rosso e nero quindi già avendo un tema che è un ristorante io vado a trovare qualcosa che gli dia un tocco di cibo vado su internet cerco una forchetta vado nelle immagini questa mi sembra perfetta la prendo la salvo una volta salvata la nostra forchetta, vado, apro la mia forchetta, prendo la bacchetta magica, sblocco il livello, cancello, clicco sull'immagine, duplica livello in logo amore nero. Vado qui e posiziono questa forchetta. Un, ombra, un bagliore esterno, ecco qui per esempio, stona. Vado su modifica. Trasforma rifletti in orizzontale e l'appoggio di qua. Prendo la nostra forchetta, la duplico e la posiziono sopra la scritta Amore. La rimpicciolisco, gli cancello il bagliore esterno, clicco sulla, sulla foto sul livello 1 che sarebbe il livello di questa forchetta. Con il command da MAC, vedete o col control da PC, io seleziono quello che c'è nel livello 1 e in questo caso la forchetta. Andiamo sul rosso, vado a creare una traccia rossa, la faccio più sottile giusto per togliere il contorno che abbiamo fatto. Della forchetta, ecco il faccio interno. Ecco, ingrandisco. Ok, ora sembra, vedete che la R sia formata da questa forchetta. Questa è un'idea solo di come abbiamo creato questo logo. Ora è importante salvare il logo, salva con nome in Photoshop PSD, che è il file quindi creato da Photoshop. Gli diamo ok e possiamo importare il nostro logo in un formato Illustrator. Se invece abbiamo un altro programma con cui importare questo logo, bisogna fare in questo modo. Uniamo i livelli. Prima clicchiamo sul livello 1 con il command, andiamo su tracciati. Qui in basso c'è una voce che dice crea un tracciato di lavoro a partire dalla selezione. Abbiamo creato la nostra selezione. Clicchiamo sulla scritta tracciato di lavoro, ok tracciato di ritaglio, gli diamo un ritaglio leggerissimo, quindi 0.2 che è il minimo, poi facciamo, poi facciamo salva con nome Photoshop EPS e abbiamo il nostro logo con un tracciato in modo che noi se dobbiamo andare a mettere in un documento che il PSD non lo prende, tipo Xpress o altri programmi, per farlo scontornato da Photoshop dobbiamo fare in questo modo. Ora invece per salvare un file per il web, andiamo su File, Salva per Web, se gli diamo jpeg, il fondo diventa bianco come potete vedere. Se invece noi vogliamo la trasparenza del logo in modo che prenda il colore di dove lo dobbiamo inserire, facciamo png24 e gli diamo salva. Andiamo su scrivania logo amore nero e lo diamo registra allora ragazzi come vi ho fatto vedere ci sono dei modi per salvare i loghi da photoshop però più avanti vi spiegherò come usare illustrator e vi farò vedere che è molto più semplice salvare un file da illustrator e importarlo in un altro programma con questo il tutorial è finito spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia anche utile per i vostri loghi un bacio a tutti, grazie, spero che mi seguite.